Le cunicole Claudio che partono, i primi cunicoli Claudio sono stati costruiti dal 41-52 d.C., 12 anni. Quindi questo emissario Galleria, l'hanno costruito Principe Torlonio per generare la corrente elettrica a uso della cartiera e l'altra corrente elettrica che avanza per altri enti. Allora, questa è un'altra stanza, guardate un po' questa stanza, vedete? Ecco qui, sicuramente per deposito. Andiamo qui, andiamo anche di qua. Questa è la prima stanza, prego, illumina qui. Mi avvicino qui, illumina qui. E c'è un cammino, questo è un cammino, vedete? Qui c'era un coso che la corrente ci passava. Anche qui ecco i cosi, sì, praticamente questa serviva tutti gli operai, perché qui ci hanno lavorato, gli operai, minatori, braccianti agricoli e carrettieri, Luca De Marzi, poi di Capistrello, Pesco Canale, Citella Rueta. Qui usciva il fumo e c'era una tubazione, mamma ne cantava sotto. Ed ecco un altro caminetto, eccolo qui. Ecco qui, ecco qui. Allora, questi caminetti servivano per quando entravano qui, no? Tutti gli operai, minatori, carrettieri, via da sé, perché qui per cacciare il coso, i rifiuti, i detriti, salivano qui, no? E quindi la maggior parte dei detriti. E qua sarà più di un millimetro, sicuramente per 6 km, fate un po' il conto. Salivano sui lati e quindi si devono asciugare. E anche quando venivano si devono spogliare. Ecco l'altro cammino. Ecco qui, avviciniamoci, prego. Illumina lì. Là ci sono dei ganci. Oh, anche qui, vedi, logicamente questi sono usurati. Questa è la soffitta. Ogni stanza, prego, mettiti là. Ogni stanza, questa è lunga, no, questa è 6 metri. 6 metri per, diciamo, 2, e questa è 18 metri quadri, 18 metri quadri circa. Giriamo da questa parte e guardate la soppetta è integra. Il problema, allora, qui comincia a essere bagnato, comincia a esserci l'umidità. Anche qui prima non c'era, anzi adesso, l'ultima volta che sono stato qua, non c'era questa umidità. E là come sembra che è pure salita. Ecco un altro cammino. Vedete? Allora, è incustodito e come si vede lì sopra, prego, illumina lì sopra, adesso ingrandisco. E quella è stretta, quasi al 1,20 m, 1,30 m. È aperto da anni e ingustodita. Quindi, siccome qui adesso, ecco l'acqua, guardate l'acqua. Allora, illumina qui per terra, prego. Poi è umido. Ma consideriamo che se gela all'improvviso, no, viene qualcuno qui, no, scivola da qui e muore. Va lì sotto, va lì sotto. Qui c'è, in particolare, ecco qua, guarda qui, un vecchio secchio. Arrugginito, dei ganci arrugginiti e qui questa qualche cosa porta qualche cosa, ma soprattutto qua c'era la corrente elettrica, ecco qui, vede quello che ci è rimasto, però nonostante ciò questa è la foggina, sì, da lì una rete, vediamo qui, andiamo da questa parte. Guarda un po' qua. E allora qui sopra c'era un'altra stanza. Qui, ecco, c'erano dei ganci. Quindi la costruzione proseguì da lì. E anche qui, questo pezzo qui in sotto. Oh, guarda qui è pericoloso. Guarda, qui, ma se qui c'era, adesso qui non c'è, io non sto solo.